Bentrovati ad una nuova puntata di Pane e Rosmarino, la rubrica in cui ci divertiamo a svelare curiosità, ricette, novità del mondo del food tra benessere e la scoperta dei nostri territori. L'estate è arrivata, alcuni di noi hanno un po' più di tempo a disposizione e possiamo dedicarci di più alle conserve. In particolare stavolta parleremo di marmellate e confetture. Ma sapete che non sono la stessa cosa? Ebbene sì, impropriamente chiamiamo marmellata ogni spalmabile a base di frutta, ma non è così. Marmellata è un termine utilizzato esclusivamente quando si tratta di agrumi, mentre confettura fa riferimento a tutti gli altri frutti. Quando vi tocca acquistarla, badate bene sempre alla percentuale di frutta indicata in etichetta. Dice molto della qualità e del valore di ciò che vi apprestate a portare a casa. Inutile dire che più alta è e meglio è. Ma se vi sta passando per la testa di realizzarla in casa, considerando quanto ci facilitino la preparazione i numerosi robot da cucina che ormai campeggiano nelle nostre case, beh, è bene saperne qualcosa in più. Beh, lo zucchero ci serve, purtroppo, sia per dare consistenza e spalmabilità ad alcune confetture che a conservarle più a lungo possibile. Beh, io cerco di metterne meno possibile, ma bisogna scendere a compromessi, così come mi suggerisce la mia amica cuoca Giovanna Vori, a cui ho chiesto consulto. Beh, lei ad esempio non scende mai al di sotto dei 200 grammi per chilo, per frutti particolarmente zuccherini, come ad esempio i fichi, e non supera i 400-500 grammi per quelli più acidi. Beh, tra le opzioni che è possibile scegliere c'è anche quella di passare al termine della cottura la confettura rendendola cremosa, oppure lasciandola con i pezzettoni così come la frutta vuole. Beh, non so voi, ma io preferisco la seconda. Mi aiuta a gustarmi il frutto anche quando non è più stagione e può essere più interessante se utilizzata su una crostata. Questo è il periodo delle ciliegie, delle albicocche, ma ogni stagione ci permette di fare una piccola scorta, ad esempio da un'azienda agricola vicina, e portare in tavola un prodotto sano e fatto in casa per la colazione. La soddisfazione è davvero assicurata e ci vuole meno tempo di quanto pensiate. Provare per credere, io l'ho fatto. E su rosmarinonews.it non solo trovate indicazioni per realizzare confetture e marmellate, ma anche per dolci e dolcetti in cui utilizzarle. Beh, andate a darci un'occhiata e seguiteci sui social se vi va. Trovate anche me cercando Antonella Petitti Food Trotter, un luogo virtuale dove amo raccontare tutte le mie esperienze reali. Buona lettura e alla prossima, anche qui su Radio MPA e sui canali di rosmarinonews.it.